Ciao ragazzi. Due giorni che ho visto questo film in sala, gratuito, tranquilli. Due giorni che l'ho visto. Due giorni, 48 ore. E ancora oggi non so come parlare di questo film, perché lo chiamano film. Film del 2013, per la regia di Neri Parenti, ed è Colpi di Fortuna. L'ho visto gratuito grazie a questo invito, se non avrei mai pagato il biglietto. Oggi mi sono accorto che il film è il primo in incasso italiano. In quattro giorni ha incassato 1.100.000 euro. E I sogni di Walter Mitty, I sogni segreti di Walter Mitty e Philomena non hanno incassato neanche 1.000.000. Voi, cari italiani, che andate al cinema a vedere questi film sperando di ridere, e pagate il biglietto 7 euro, 8 euro e sperate di ridere, non dovete neanche andarci al cinema. Io non vi farei neanche accedere a un centro commerciale accanto al cinema, non vorrei neanche mettere nel parcheggio del cinema, perché Colpi di Fortuna è un film insostenibile, è il nulla, il nulla. Va bene dire che è brutto, ma è il nulla, non c'è niente, è un film di nulla, non succede un cazzo, non c'è nulla, cioè le cose succedono, però come una scialleria. Potrei stare qui a analizzare il film in maniera, dal punto di vista tecnico, della sceneggiatura, ma la cosa che mi fa veramente arrabbiare è che dicono, dopo Vacanze di Natale a Cortina nel 2011, tutti dicono, Neri Parenti tra tutti afferma, basta cinepanettoni, cambio rotta, faccio film romantici, colpi di fulmine, colpi di fortuna. Perfetto, tu cambi il genere, dici di cambiare il genere quando alla fine non è vero, crei colpi di fulmine. Colpi di fulmine non è un film brutto, è un film discreto. Ma perché è discreto? Perché il primo episodio, quello di De Sica, Arisa, non mi ricordo chi altro c'era, Luisa Ranieri forse, non è niente di che, è veramente scarso. Però il secondo, ci sono due comici con le palle, Lillo e Greg, che sono due comici ottimi, che funzionano, che fanno ridere, con niente. Hanno una faccia che non può non far ridere, ricordano un po' Ficarra e Picone per come sono fatti, forse sono anche meglio in alcune parti, in alcune scenette. E quindi io me lo riguardo ogni tanto, volentieri, soprattutto il secondo episodio di Colpi di Fulmine, dove ci sono loro. Non è niente di eccezionale, però comunque è un qualcosa di diverso da ciò che Neri Parenti voleva fare ogni anno. Era sempre la relazione che c'ha l'uomo ricco con la cameriera o quello che cavolo è, cioè metteva sempre le stesse cose, relazioni, corna, soldi, amicizie che si distruggevano, equivoci che non esistono né in cielo né in terra, effetti speciali orribili, e qui non avete idea di cosa c'è. Basta. Parlo un pochino del film così, non so che dire, cioè, quindi ne parlo un pochino così, a caso. Poteva essere Colpi di Fortuna un qualcosa, un film, una consacrazione, cioè esagero dire queste cose, però poteva essere un qualcosa che poteva buttar via quei brutti cinepanettoni, quel genere di cinepanettoni e creare qualcosa che magari poteva, quel film che poteva dire qualcosa, una commedia semplice comunque, niente di eccezionale. Invece no, Colpi di Fortuna è il nulla più assoluto. Una delle cose che mi fa arrabbiare sono le intenzioni. Tu quando guardi il film ti rendi conto che Neri Parenti non ha la minima intenzione di farti ridere intelligentemente e non ha la minima intenzione di realizzare quel film per un punto di vista artistico, per fare qualcosa dal punto di vista artistico. Perché non posso vedere un film che è tutto un'ora e 40 di suicidio, tutto incentrato su quelle cazzo di pubblicità di Sky, di Costa Crociere, del Napoli, della squadra di calcio del Napoli. Non puoi, tu della Parentis produttore e tu Neri Parenti regista, basarmi un film tutto sulla pubblicità. Non puoi basarmi delle inquadrature. C'è Luca e Luca Nerdi, Luca Bizzarri, quello di Luca e Paolo, che con un telecomando che sta che è il telecomando di Sky, che si può fare con MySky, si può portare indietro il appunto la trasmissione che si sta guardando, e quello ti fa inquadrare il telecomando, il decoder, la televisione, tutto con la scritta Sky, il pulsante che lui preme, sparatevi tutti. Io devo mettere un film comico, non una cazzata di questo. Io devo ridere al cinema, non mi aspetto di andare a ridere per un film del genere in maniera così incredibile.
Però non mi puoi passare un'ora e 40 di film tutto sulla pubblicità. Tutto sulla pubblicità. Che cosa avete creato? Voi questo film lo mandate nelle sale, viene distribuito almeno 600 copie, è ovunque in Italia, e voi mandate questo film con la consapevolezza, siete veramente a casa tranquilli, avete fatto un ottimo lavoro, siete con la testa a posto di mandare questo film nelle sale e dire che ha dato un buon film comico? Non ho parole. Una regia che è morta, spenta, non c'è niente. Poi c'è un qualcosina, se proprio vogliamo trovare un pelo nell'uovo, nell'ultimo episodio, quello di Lillo e Greg, c'è un qualcosa che potrebbe avvicinarsi ad un esperimento registico, un virtuosismo che riguarda un volo che fa Greg, una specie di volo come se fosse sospeso nella gravità. Non basta completamente, non salvo nulla. Sono tre episodi che sono uno peggio dell'altro, cioè ognuno cerca di fare battute e situazioni che non stanno né in cielo né in terra, non provocano un sorriso e si vede che sono fatte così per mandare avanti il film. Cioè io ho visto che nel film non c'è neanche per un cavolo di secondo la volontà di riuscire a far ridere lo spettatore. Io vi odio tutti quanti, dal primo all'ultimo, anche Lil e Greg, perché voi non mi potete mettere sotto a questo film. Perché lo dico? Perché neanche Lil e Greg qui funzionano, e quando non funzionano neanche Lil e Greg ti rendi conto che è finita, totalmente finita per questa cosa. Partiamo subito, cioè, poi c'è, allora, ripeto, vado così, alla larga, non mi interessa, non è ordinata, niente, non mi interessa. La CGI è orribile, lui utilizza la computer grafica, e non mi dire che hai poco budget, tu la computer grafica non la fai, perché sei così schifosa, orribile, che non si può guardare, non la devi fare, non ti devi permettere, Neri caro, smettila, non lo fare mai più. Dicono che sia l'ultimo, speriamo che sia l'ultimo Gino Panettone, ma non ti devi azzardare a fare una CGI così brutta, che ti dà fastidio, non provoca sensazioni divertenti, dà fastidio. E non è una cosa che va ancora, ce n'è cosa che non vanno in questo film, potrei stare qua a parlare per 3 giorni. Primo episodio, Luca e Paolo, vorrebbe, diciamo, avere un'idea magari interessante, che comunque è copiata, non è niente di originale, ossia quella di Una notte da leoni. C'è Paolo che ha avuto una nottataccia, non si ricorda cosa è successo, deve recuperare la giacca dove c'era il biglietto della lotteria vincente, e quindi l'episodio di mezz'ora circa è tutto basato sul fatto che loro devono andare a recuperare questa cazzo di giacca. Tu dici vabbè, l'idea è buona, 2 minuti ed è finita l'idea. Pubblicità sparata alle sigarette Film Mauro dopo 1 minuto di film, e neanche. Ma al di fuori di questo, il film è fastidioso, è rivoltante. Rivoltante perché? Perché in tutto il film sto deficiente di Neri Parenti vorrebbe far ridere lo spettatore con gli effetti sonori. Lui insiste con gli effetti sonori, ma gli effetti sonori fanno schifo, sono rivoltanti. Non per gli effetti in sé, ma perché cosa ti guardano. Non puoi farmi abbracciare un uomo nudo, Paolo, e quando la base è del quando sputa Mandela, neanche i bambini ridono queste cose, e in sala il pubblico rideva, un pubblico di adulti, la sala piena, tutta piena. Non esiste che tu ti permetti di fare una cosa del genere, è un insulto al cinema italiano, e questi film non devono andare nelle sale, si guardano tutti perché è cinema. Comunque è cinema, lo chiamano come cinema. Ma questo film non può permettersi di andare nelle sale. È fastidioso. Non strappa un sorriso in un cavolo di momento nell'episodio. Soprattutto in questo qua, mi sto dedicando soprattutto a quello di Luca e Paolo. Ma queste critiche che faccio sono cose che riguardano tutto il film in generale. Poi capisci che il film è finito, proprio totalmente finito, quanto fa delle battute che si ispirano. Le copia, non è che le ispira ai soliti idioti. Oddio, però dai. Posso capire copia qualcosa di più altolocato, ma no, i soliti idioti. Ma vergognati, ti devi vergognare. Non fa ridere neanche per un secondo Luca e Paolo, che voi in televisione, con gli sketch di Camera Caffè, con uno sketch di 2 minuti, fate spaccare dalle risate, veramente spaccare una battuta che funziona? Una situazione che sembra che sia fatta col cuore? No, va bene a me.
Secondo episodio, Mandelli e De Sica. Che bello Mandelli, il più grande comico che ci sia. Non esiste, Mandelli è la merda d'Italia, rappresenta la merda italiana, è un comico di merda, non fa ridere completamente, non esiste. Mandelli non fa ridere, qui dà fastidio della Madonna, incredibile. Non, il film ti dà un quel, questo episodio ti dà un sorriso. Io per mezza battuta ho riso, dico la verità. Però secondo me, questa battuta che, alla quale ho riso, è perché volevo avere meno dolore per quanto riguarda al pensare alle persone che in sala hanno speso il biglietto. Io non l'ho speso, però cazzo, io non posso vedere un film in cui ridono solo una volta, e pure forzatamente. Comunque, anche questo episodio non è niente di che, cioè non è nulla, anzi, niente di che. La speranza mia era nell'ultimo episodio. Lil Greg, dai, salvatelo, dai, fatemi ridere. Già, hai fatto delle cose buone con Colpi di Fortuna. Quell'episodio è troppo bello, faceva troppo ridere. Dai, ragazzi, voi ce la fate. Manco per il cazzo. Neanche loro, non funzionano nemmeno loro. Il film non ha nulla per cui essere salvato. L'episodio di Lillo e Greg è di una piattezza allucinante. Le battute che ci sono non funzionano. Invece, in quel caso, funzionano le situazioni in alcune parti, ma non funzionano gli aspetti comici completamente. Non ci sono tempi comici, che è l'unica cosa per cui salvava Colpi di Fulmine, dove lì funzionavano. Sono illogici, sono fuorvianti, sono poco naturali, sono forzatissimi, scialbi, battute nulle, buie, piene di nulla. Non si può salvare questo film. Sarebbe bello dire che il film di Parenti si possa salvare per delle cose, per degli elementi di regia, ma fai talmente schifo che questo film non te lo posso salvare. Mi fai talmente ribrezzo che tu devi smettere immediatamente di fare cinema. Tu, De Laurentiis, De Sica, smettetela. Tu, De Sica, ti devi vergognare più di ogni altra cosa che ancora fai film del genere. Ancora. Sai che è tuo padre, uno che ha fatto uno di tanti grandi capolavori della storia del cinema, e tu fai ste cazzate, solo queste cazzate, perché più di queste altre non fai. Hai fatto i film di Pupi Avati, hai fatto il Pincer Abusivo, e tutte queste vai a vedere la filmografia che hai fatto. Guarda la tua e guarda quella di tuo papà, guardale, vedi se c'è qualcosa che non va. Guarda bene, idiota che non sei altro. Bene, basta, finito qua, perché voi, se andate a vedere Colpi di Fortuna al cinema, siete delle persone cattive. Cattive, 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 cattive persone. Perché non fa ridere, non ha senso. Brutto, 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 brutto e nullo. Nullo, non c'è niente in questo cazzo di film, niente. Entri in sala, 1 ora e 40 di nulla. Non hai riso, non sono battute, non c'è niente. Basta. Dicono sia l'ultimo, speriamo che è l'ultimo. La fortuna, forse, il vero colpo di fortuna nostro è che sia l'ultimo. Se guardate questo video, e se vi ho almeno per un minimo fatto capire che il film non funziona, sono contento, veramente, veramente contento, perché non si deve vedere questo film al cinema completamente. Lo sfogo, più che la recensione, finisce qua. Io vi auguro buon Natale a tutti, buon Natale soprattutto a quelli che non andranno a vedere questo film al cinema, ovviamente. Buon Natale a tutti, buon anno nuovo. Non so se farò altri video prima di Capodanno di quest'anno, non lo so. Farò il video della top 10, della flop 10, non lo so, ancora dovrò vedere. Buon Natale, qua sotto contatti Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, tutto ciò che volete. Ricordo che collaboro con Over Magazine, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.